In questo video faremo insieme una pratica rilassante che aiuterà a calmare un pochino l'ansia che potrebbe essersi accumulata in questi giorni, che è normale che ci sia per questo periodo particolare che stiamo vivendo e che appunto allevia un pochino di tensioni, soprattutto emotive, e libera un pochino la testa. Potreste aver bisogno di cuscini, quindi terremo magari le posizioni, cercheremo di stare nelle posizioni nel modo più comodo possibile. Quindi io uso questo che è un bolster, altrimenti va benissimo una coperta arrotolata oppure tutta una serie di cuscini che avete a casa. Iniziamo la nostra pratica. Ecco, questa è una pratica che vi consiglio di fare alla sera, e quindi quando magari fuori inizia ad esserci poca luce, magari mettete e le luci un pochino soffuse in casa e iniziamo la nostra pratica. Ci stendiamo in Shavasana, quindi allunghiamo bene le nostre gambe, separiamo un pochino i nostri piedi, apriamo le gambe, portiamo le braccia lungo il corpo con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, chiudiamo gli occhi, portiamo la nostra attenzione alla posizione del nostro corpo, alla forma del nostro corpo, al peso del nostro corpo. Sentiamo che il nostro corpo diventa sempre più pesante sul tappetino. Lasciamo andare. Lasciamo che il terreno assorba tutto il nostro peso e noi cerchiamo di scaricare tutto a terra. Ora portiamo la nostra attenzione al respiro. Sentiamo l'aria che entra, l'aria che esce. Proviamo ad osservare il nostro respiro. Cerchiamo di non forzarlo, lo lasciamo libero, spontaneo. Lasciamo che ad ogni espirazione il nostro corpo si rilassi sempre di più. Quando l'aria esce, con essa escono le nostre tensioni. Le nostre tensioni, i nostri pensieri e le nostre paure. Cerchiamo di lasciarle andare. Se vogliamo, possiamo fare anche qualche espirazione fuori dalla bocca per aiutarci a liberare un pochino di più il nostro corpo dalle rigidità. Molto bene. Da qui, sempre con gli occhi chiusi, portiamo la gamba sinistra, la gamba destra, il petto piegato, abbracciamo le nostre ginocchia, ci dondoliamo un pochino a destra e un pochino a sinistra. Lasciamo andare. E un pochino massaggiamo la nostra colonna. Bene. Da qui scivoliamo sul fianco e lentamente ci portiamo seduti. Bene. Apriamo gli occhi e ci portiamo in Baddha Konasana. Quindi andiamo ad unire le piante dei nostri piedi. Possiamo, anche se ci risulta difficile tenere i piedi vicino al pube, possiamo tranquillamente allargare, ok? Quindi portare i piedi un pochino più distanti. Andiamo ad unire le nostre piante dei piedi con le mani. Cerchiamo di ruotare le spalle indietro. Allunghiamo bene la nostra schiena verso l'alto. E allungando la schiena verso l'alto, lasciamo andare, lasciamo che la zona delle anche si rilassi e si ammorbidisca. Allunghiamo bene la schiena e lasciamo che dolcemente le nostre anche
si aprono. Da qui, sempre in modo molto morbido, lasciamo sempre che le nostre anche si lasciano andare, ma proviamo a scendere un pochino in avanti. Con la schiena lasciamo andare la testa, lasciamo andare le spalle. Cerchiamo di non forzare, lasciamo proprio tutto libero. Come deve andare, in base alle nostre possibilità. Facciamo ancora un paio di respiri per sciogliere bene le nostre anche e poi lentamente allunghiamo la nostra schiena e ci riportiamo in posizione seduta. Ora andiamo ad aprire le nostre gambe, circa a 90 gradi, chi riesce un pochino di più bene e anche chi non riesce a 90 gradi ma vuole tenerle un pochino più chiuse va benissimo lo stesso. Se anche chiudendole un pochino non riuscite a stenderle, tenetele semplicemente piegate. Quindi in base a quello che riuscite, mi raccomando, in questa sequenza, in questa serie di asana, non dovete sentire fastidio, cioè deve essere un allungamento morbido in base alle vostre possibilità. Ok, da qui inspiro, apro bene il mio petto, porto all'interno la mano destra, ruoto bene la spalla sinistra, porto all'interno il gomito e vado ad allungarmi di lato. La spalla destra è esattamente sopra il ginocchio destro. Apro bene il mio petto. Qui può iniziare ad esservi utile il vostro cuscinone, in quanto potete appoggiarlo sulla coscia e andare a fare proprio appoggiare il vostro fianco destro sul cuscino e allungare il braccio sinistro verso l'alto. La testa è sempre morbida e rilassata. Anche il gluteo sinistro è ben adeso al tappetino, mi raccomando non alzatelo, spingete in giù con il fianco, molto bene, da qui ci riportiamo al centro, molto bene, qui se volete potete far passare il cuscino dall'altra parte o altrimenti rimanere senza, facciamo scivolare il braccio sinistro all'interno, il gomito all'interno e facciamo scendere la spalla sinistra verso il ginocchio destro. Mentre il braccio destro si allunga verso l'alto. Apro bene il mio petto, rilasso la testa e rilasso le spalle. Inspirate, espirate, iniziate proprio a lasciare andare tutti i vostri muscoli. Non vi serve tenere niente in questa posizione, tutto può essere morbido. E lentamente ritorniamo. Inspiro bene. E ora andiamo a fare Upavista con Asana, quindi andiamo ad allungarci bene in avanti. Andiamo un pochino più indietro. Ed ecco, inspiro, mi allungo bene verso l'alto con la schiena. Vado a ruotare il bacino, mi raccomando, il movimento non parte dal petto o dalla testa, quindi non faccio questo, ma è il bacino che compie l'intera rotazione e mi porta a scendere un pochino verso il basso. Qui, anche qui, potete scegliere se utilizzare un cuscino, quindi appoggiarvi e rimanere in questa posizione, oppure se riuscite a scendere anche un pochino di più, magari potreste appoggiare la fronte sulle mani. Mi raccomando, non forzate, quindi piuttosto fate per gradi. Arriva un momento in cui, a forza di rimanere all'interno della posizione, quindi inspirando ed espirando con la respirazione, aiutiamo a sciogliere tutta la muscolatura. Dopo un po' sentiremo che c'è stato un adattamento, ok? Quindi i muscoli si sono allungati e riusciremo a scendere sempre un pochino di più.
Cercate di ascoltare il vostro corpo e le risposte che vi dà il vostro corpo ad ogni movimento che fate. Cercate di aiutarlo con la respirazione. E provate a lasciare andare tutti i muscoli che non servono. In questa posizione, che possono essere i muscoli delle cosce, quindi le cosce sono morbide, i glutei anche sono lasciati andare. E rimaniamo in questa posizione. Respirate e aiutate il vostro corpo ad allungarsi. Molto bene. Da qui lentamente ci riportiamo in posizione seduta. Pieghiamo le nostre ginocchia e pian pianino chiudiamo le nostre gambe. Ora ci portiamo seduti. Allunghiamo le nostre gambe in avanti. Ci portiamo nella posizione di Dandasana, la posizione del bastone. Le mani sono accanto ai glutei. Il busto è perpendicolare rispetto alle nostre gambe. Siamo ben allungati verso l'alto. E da qui, lentamente, andiamo in Paschimottanasana. Pieghiamo le nostre ginocchia. Se vogliamo possiamo prendere la parte retrostante delle cosce. Inspirando mi allungo ed espirando provo ad andare ad appoggiare il mio busto, la mia pancia, il mio petto alle mie cosce. Rimango sempre ben allungata. Da qui se riesco, sempre aiutandomi con l'inspirazione, quindi quando inspiro provo ad allungare la schiena e quando espiro provo a stendere lentamente le mie gambe, cercando di lasciare sempre la mia pancia a contatto con le mie cosce. E anche qui lascio magari i palmi delle mani, io vi invito a tenerli sempre rivolti verso l'alto perché tenendoli verso l'alto ho più la sensazione di abbandonarmi, di essere abbandonata a terra, e mentre quando sono con i palmi verso il basso è più facile tirare e trazionare. Lasciate bene i palmi rivolti verso l'alto, le spalle morbide e la testa rilassata. Anche qui potete aiutarvi con il cuscino e quindi andare ad appoggiare. Appoggiare proprio il vostro petto, appoggiare la testa e rimanere in questa posizione. Lasciate bene le spalle, la testa. Sentite l'allungamento di tutta la parte posteriore del vostro corpo. Questa tipologia di posizioni, tutti i piegamenti in avanti, portano verso l'interiorità. Non abbiamo più il controllo, la vista, la visione di tutto quello che succede attorno a noi, quindi in questa posizione possiamo veramente portare l'attenzione a noi stessi, al nostro corpo, alle sensazioni di tutto il nostro corpo e possiamo provare a lasciare andare. Possiamo calmare il respiro e provare a calmare anche la nostra testa. Molto bene, da qui inspiro, mi allungo ed espirando lentamente torniamo. Ottimo. Ok, dopo questi piegamenti in avanti andiamo a fare un piegamento indietro per riequilibrare come una controposizione. Portiamo i nostri gomiti sotto le spalle, andiamo nella posizione della sfinge, ruotiamo bene la coda in dentro. Portiamo le mani ben aperte e da qui ruoto le spalle indietro, le allontano dalle orecchie e vado trazionando con le mie mani, provo a spingere lo sterno in avanti. Lasciate le gambe morbide, attivate solo leggermente il vostro addome, solo per proteggere la zona lombare. E anche qui respirate. Anche in questa posizione possiamo farci aiutare dai cuscini, ovvero possiamo provare a portare il cuscino sotto la pancia. Lasciamo sempre i gomiti appoggiati, oppure se volete potete portare le mani un pochino più avanti e spingerle come se fosse un cobra molto allungato. L'importante è tenere sempre bene le spalle lontane dalle orecchie,
la testa non troppo indietro, ma il mento vicino alla gola, anche la zona della cervicale in questo modo può allungarsi. E andiamo bene ad aprire il nostro petto, portiamo lo sterno in avanti. Molto bene, recuperiamo un pochino le nostre braccia, ci spingiamo a terra, ci liberiamo se vogliamo dal cuscino, andiamo a fare un paio di respiri nella posizione del bambino, lasciando sempre i palmi rivolti verso l'alto, lasciamo andare la testa, lasciamo andare bene le spalle. Ci riportiamo nella posizione di Shavasana, quindi ci portiamo con le gambe allungate, ok, portiamo entrambe le ginocchia al petto, di nuovo ci dondoliamo un pochino a destra e un pochino a sinistra. Come ultima asana ho pensato di fare la posizione del bambino felice. Questa posizione, oltre a calmare, a me dà proprio la sensazione di gioia, come quella che hanno i bambini. Che, insomma, potrebbe riportarci anche magari a non pensare troppo e non pensare troppo a questa situazione nella quale ci troviamo. Ogni tanto avere la spensieratezza tipica dei bambini e la capacità, anche la sensazione di poter fare qualsiasi cosa. Ci può essere d'aiuto. Portiamo bene i nostri piedi verso l'alto, lasciamo le piante dei piedi rivolte verso il soffitto, apriamo le nostre gambe, pieghiamo le ginocchia e portiamo le ginocchia verso l'esterno. Andiamo a prendere le piante dei piedi dall'interno in questa posizione qua, quindi non faccio giri, le tengo il braccio dritte e poi lentamente provo a portare le ginocchia il più possibile verso terra. La schiena è ben allungata, le spalle sono lontane dalle orecchie e da questa posizione mi dondolo un pochino a destra e un pochino a sinistra e mi rilasso. Bene. E da qui, se volete, potete riportarvi per alcuni istanti nella posizione di Shavasana, magari mettere una delle vostre musiche preferite o quello che più vi piace, che più vi rilassa. Spero che questa pratica vi sia servita, fatemi sapere e ci vediamo alla prossima. Namaste, grazie.